Logos Web Radio. Ciao a tutti da Blogos Web Radio. In occasione del ventennale dalla strage di Via D'Amelio, nella quale fu assassinato Paolo Borsellino, riaffermiamo il nostro impegno contro ogni fenomeno mafioso, nella speranza che la cultura possa trionfare sul terrore e la violenza. È ancora viva la lotta a Cosa Nostra? Ne abbiamo parlato con Giovanni Impastato, fratello di Peppino, una delle prime voci a denunciare lo strapotere politico e culturale delle cosche in Sicilia. L'intervista è stata realizzata nel corso della Peppino Fest, manifestazione di lotta alle mafie organizzata dal Circolo Arci a Cattà di San Giovanni Persiceto il 17 e il 18 maggio scorso. Suo fratello appunto ha fatto questa esperienza, prima linea è stato sul piano politico a contrastare i fenomeni mafiosi in quel periodo degli anni 70 in cui si ignorava sistematicamente l'esistenza di Cosa Nostra e delle criminalità organizzate. Adesso, secondo lei, alla luce del panorama politico odierno, c'è l'impegno da parte di qualcuno in Sicilia nella lotta sistematica alle mafie? Ma sì, il quadro politico, il sistema politico sicuramente non è molto affidabile, su questo non ci sono dubbi. Non è molto affidabile soprattutto per quanto riguarda appunto l'impegno di lotta contro la mafia. Cioè, noi non è che abbiamo visto grandi risultati nell'ultimo periodo, sì, sono stati arrestati tante persone, però la mafia non è che è stata sconfitta. È chiaro che bisogna assicurare il criminale alla giustizia, su questo non c'è ombra di dubbio, però dobbiamo riconoscere che ancora il problema non è risolto da nessun punto di vista, anche perché da quanto mi risulta ancora ci sono più di 120 persone che fanno parte di questo Parlamento, dai due rami del Parlamento, che hanno avuto a che fare con la mafia, che alcuni hanno avuto anche delle condanne definitive, io parlo a livello giudiziario. Ma non è solo, il problema non è solo questo, il problema è che non c'è una vera azione di contrasto alle mafie. La legge 109, che dovrebbe essere migliorata, invece al contrario si parla di vendere all'asta i beni dei mafiosi, non più di farne un uso sociale. Poi chiaramente dobbiamo riconoscere che alcune leggi sono state approvate sull'onda dell'emozione, cioè non è che c'è stato un lavoro preventivo. Abbiamo dovuto aspettare la morte del generale Dalla Chiesa nell'82 per aver approvata la legge sull'associazione mafiosa, perché prima non esisteva un reato di mafia. Abbiamo dovuto aspettare la morte di Libero Grassi per aver avuto approvata la legge anti-racket, così come abbiamo dovuto aspettare le Saggi per avere approvata la legge del 41 bis e la legge sui pentiti. Ecco, vedete, l'impegno di lotta contro la mafia, dal punto di vista, io parlo giudiziario perché mi è stato chiesto proprio questo, non si può portare avanti sull'onda emotiva aspettando le grandi saggi o i delitti eclatanti. No, secondo me bisogna fare un lavoro preventivo che anche a livello, diciamo, giudiziario, perché la mafia poi in fin dei conti non è un problema repressivo o un problema di ordine pubblico, la mafia è un problema culturale. Allora credo che va aggredita proprio lì, cioè facendo leva su una cultura mafiosa. Ecco perché le scuole, bisogna lavorare molto nelle scuole, incontrare i giovani studenti per cercare di sviluppare sempre di più la cultura antimafiosa e della legalità. Questo lo stiamo facendo noi a livello di associazioni, a livello di movimenti, però ancora dalle istituzioni non sono arrivate provvedimenti o iniziative serie, non per contrastare la mafia, ma per sconfiggerla. Nel tempo appunto la mafia è cresciuta vistosamente, sebbene sia un problema sotto gli occhi di tutti, i media ne parlano in maniera incessante, è ancora difficile però, specie nei territori ad alta infiltrazione mafiosa, dire, come diceva suo fratello, la mafia è una montagna di merda. Si è fatto un passo avanti dagli anni 70 ad oggi, oppure no?
Beh, non possiamo dire che tutto è rimasto come prima, assolutamente no. Non sarebbe generoso nei confronti di quelle persone che costantemente sono impegnate, che rischiano in prima fila, assolutamente. Si sono fatti dei passi avanti, su questo non ci sono dubbi. Abbiamo avuto anche delle conquiste importanti. Io poco fa parlavo della 109 sulla confisca dei beni, che poi lì abbiamo avuto la possibilità, quantomeno, di organizzare le cooperative di libera terra che lavorano nelle proprietà confiscate alla mafia. Abbiamo avuto la possibilità di portare avanti il consumo ecosolidale, l'esperienza di comitati come quello di Addio Pizzo, che veramente è servita tanto, tantissimo. Ecco, questi sono tutti aspetti positivi. Per quanto riguarda la vicenda di Addio Pizzo, e prima il pizzo lo pagavano tutti, lo sapevano tutti che si pagava il pizzo, carabinieri, polizia, magistrati, però non si prendevano provvedimenti seri. Oggi abbiamo il comitato Addio Pizzo, dove il comitato Addio Pizzo, che è nato alcuni anni fa, ha svolto un ruolo importante. Oggi praticamente ci sono degli imprenditori che hanno puntato il dito sui propri estortori, hanno fatto nomi e cognomi. E questo è sempre un po', fa parte appunto dell'evoluzione dell'impegno di lotta contro la mafia. Prima eravamo, dico eravamo perché pure io faccio parte di Opizzo, sono un commerciante, eravamo 28 all'inizio, poi ora siamo arrivati a 600 quasi. Insomma, questo significa che nella società civile è cresciuta una forte coscienza critica nei confronti della mafia, su questo non ci sono dubbi, però è mai possibile che questo fenomeno ce lo portiamo da 150 anni? Cioè, noi cerchiamo di fare quello che possiamo, l'abbiamo pure fatto, abbiamo contrastato, più di questo non possiamo fare. Possiamo lavorare intensamente nelle scuole, soprattutto accanto agli studenti, perché si risolve tutto lì. Questo lo possiamo fare, però quando alcuni fenomeni criminali sono stati sconfitti, per esempio le Brigate Rosse, il terrorismo, possiamo dire che diciamo, ha avuto assestati dei colpi micidiali dove è stato cancellato per un periodo di tempo. Altri fenomeni criminali in Francia, negli Stati Uniti, la mafia ce la portiamo da 150 anni e ci fanno capire pure che è invincibile. Non è affatto vero. Cioè, la mafia non è invincibile, la mafia si può battere, anzi sono convinto che si può battere pure in pochissimo tempo, ecco perché non è un problema appunto repressivo, è un problema culturale, bisogna lavorare lì, l'abbiamo detto. La mafia in maniera scientifica cercano di manipolare le nostre coscienze e farci capire che è invincibile. Giovanni Falcone, a proposito del trentennale, lui diceva che queste persone non sono affatto invincibili, perché non sono persone, non sono marziani che vengono da altri pianeti, sono uomini in carne ed ossa come lo siamo noi. Allora questa invincibilità dove sta? Cioè non si capisce proprio. Non è che per esempio questa gente diciamo è immune, no. Il problema è uno, che manca la precisa volontà politica di risolverlo questo problema. Cioè, non prendiamo in giro alla gente, manca questa precisa volontà politica. Allora noi possiamo fare tutto quello che vogliamo ed è giusto farlo, lo dobbiamo fare, io parlo a livello di iniziative. È chiaro che però dipende pure soprattutto dalle istituzioni non risolvere il problema. L'intervista è stata realizzata da Giulio Ferrante. Un saluto da Blogos Web Radio, www.blogos.it. Yeah.